Negli anni 60 abbiamo aperto il locale. Siccome mio marito non lavorava, abbiamo fatto il forno e abbiamo incominciato a fare le pizze. Mia nonna nasce negli anni 30 a Pareti. Pareti è un antico borgo situato a Nocera Superiore. È molto caratteristico, formato da stradine strette, sanpietrini, posto molto affascinante che consiglio di visitare. Negli anni 60 mia nonna e mio nonno ebbero l'intuito di aprire una pizzeria nel centro di Pareti. Dopo alcuni anni la pizzeria venne adibita anche a ristorazione. Una ristorazione che diventò molto 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 importante. Mi viene in mente come mi sono sposata e non sapevo cucinare. Allora io ho incominciato piano piano, piano piano. E ho incominciato. Che i figli crescevano, un lavoro non teneva mio marito, e mi pensate di mettere questa pizzeria. Negli anni 80, subito dopo il terremoto, il locale venne chiuso e non è stato mai più riaperto. E di oggi ho deciso di portare avanti una tradizione che all'epoca è stata di successo. Poi incominciavano a venire, chi voleva le antipaste, chi voleva le spaghette, chi voleva aspettare in piedi, chi voleva mangiare la pizza. Stava in piedi che aspettavano per chi si alzava e chi si sedeva. Io ho avuto soddisfazione, che venivano in cucina, ma mi venivano a fare complimenti in cucina. Ho detto tutto. Dario, tu devi incominciare bene. I clienti quando stanno che mangiano la pizza bene, tornano. Personalmente sento tutto il peso di questo obiettivo che mi sono posto, però sono abituato alle grandi sfide e questo non mi spaventa.